Ciao a tutti ragazzi, qui è Andy e siamo qui con un'altra ennesima nuova rubrica. Vi sarete anche rotti le scatole, sinceramente, non lo so, però le idee volano e mi è venuto in mente, ci ho voluto provare. Questa rubrica, come le altre più leggere, è parallela agli appunti di Bill, quindi verrà fatta nei tempi vuoti oppure nei tempi di ispirazione del momento. Questa nuova rubrica si chiama Pikachu Cosplay e di cosa tratta? Semplicemente, come dice il nome, si tratta di cosplay che farò fare a Pikachu, cosplay crossover con altri giochi oppure con persone che conosciamo. La prima idea che mi è venuta in mente è quella di cui vi ho cercato su Google e non c'era nulla a riguardo: Pikachu che fa il cosplay di Link del titolo The Legend of Zelda. Essendo un grandissimo fan della serie, ho voluto fare questo tributo, se si può dire così. Ma direi che invece di allungare ulteriormente il brodo, sia meglio cominciare. E questo ragazzi è il mio primo Pikachu cosplay, Pikachu che interpreta Link. Per il vestiario ho scelto il più sintetico perché credo fosse molto più adatto per questo stile Pokémon. Si tratta infatti dello stile di The Legend of Zelda The Wind Waker. Ad essere sincero, penso che sarebbe anche un crossover molto carino da poter vedere in alcuni gadget ufficiali, ma stranamente non è mai stato fatto. Forse i due brand sono in collisione pur essendo entrambi di Nintendo, non ho la minima idea. Ma darei barche di soldi per avere qualcosa a riguardo. Fatemi sapere se questi video vi possono piacere o meno, perché a me divertono parecchio. Se avete idee su alcuni crossover, scrivete qua sotto. E come sempre vi ricordo di supportare il canale e le serie mettendo un mi piace a questo video e iscrivendovi al canale. In descrizione vi lascio la mia pagina Facebook e il profilo Ask nel caso vogliate farmi delle domande, come sempre. Detto questo, ragazzi, ci vediamo domani con due episodi speciali di Pikachu Cosplay di due persone che conosciamo bene. Diciamo un codino e dei capelli colorati. Di certo non sono io. E detto questo, ragazzi, ci vediamo la prossima volta e miriamo bene. Ciao!